iniziava alle 10 il primo giorno, ogni volta mi scordo. E vabbè, abbiamo un po' di tempo. Conosci l'SMR? No, ecco, boh. Preparati a ossessionarti. Praticamente stavo scorrendo sul cellulare nei per te e mi ritrovo una che fa dei suoni a caso, tipo fa così, no? Così. Dico, ma che caspita sta facendo questa? Per fare visualizzazioni, no? E poi però me ne sono capitati altri e alcuni mi piacevano un sacco, non capivo, mi hanno tutti dei brividi. E allora tipo ho cercato, no, questa parola ASMR, ASMR, quello che è, ASMR, quello che è, insomma. E cioè, non capisci, in un giorno sono ossessionata e adesso cioè non riesco a non fare questa cosa su tutto. No, no, no. No, adesso faccio ossessionare anche te, non capisci? Aspetta, tipo, senti. Vabbè, questo classico, no? Cioè, preparati che lo farò sempre.
Sì, usano anche questa voce bassa. Così. No, mio fratello non ne può più, non ne può più. Invece ovviamente lo faccio ancora di più per dargli fastidio. Adoro, gli avrei trovato una cosa che a me piace e gli do un botto fastidio, tipo tavola, a me da fare lo sprock. Bellissimo. Ciao, come stai? No, posso chiederti una cosa? Tu conosci l'ASMR? Sì, io sono ossessionata, le sto facendo vedere. Boh, prendi... magari in due capisce. Vai, vai, vai.
sentire, no? L'astuccio. Non ti sta annoiando con quel diario? A me te lo ascolti, ok? È tipo, no, tipo questo suono. E poi fanno anche tutti questi tipo movimenti lenti. Adesso voglio cominciare a fare anch'io. Non so, ho visto gente che fa live. Gente che fa tipo video di 30 secondi, che fa le richieste, che mangia le cose, ma quello non mi piace tanto. Più bisogno. Ciao. Hai visto che tutti li adorano, cioè come fanno a non piacerti? Questo ti piace? Aspetta. Che poi dovresti tipo indossare le cuffie, dovrei avere un microfono. Però. Dici che sono portata, grazie. Dove, come potrei trovare?
Ma c'è un'altra ragazza che lo fa. Non lo so, dici? Non sa che nessuno. Vabbè, ora che chiama bene. Adoro che si è creata la folla. Che sono?